Firmato Blanchito. Incontreremo persone e visiteremo luoghi dove i sentimenti saranno protagonisti. Chissà come stella su ogni notte. È blu celeste, è blu celeste, è blu celeste. La voglia di vedere sempre il bicchiere mezzo pieno, la creatività, la voglia di farcela, l'umanità, la perseveranza, ma anche la curiosità. Che scrive parole senza pensarle, e io non posso starne senza. Ho la ragione. Insomma, tutto questo sarà il cuore della nuova stagione di Nursery Valley. Di colpa, e non c'è un mostro che la tolga da me. Mi metterò a riparo. Talent Garden è il più grande campus para-universitario d'Europa. 4.500 professionisti digitali, 2.300 studenti, 18 campus in 8 paesi d'Europa. Ma che cos'è Talent Garden? È una vera e propria piattaforma per sviluppare progetti digitali. Buongiorno. Ciao Andrea, benvenuto. Ciao Alessandro. Ciao, come stai? Grazie, bene, bene, te? Tutto bene, bene, grazie, tutto a posto. È una delle poche volte che arrivo a Talent Garden e c'è un momento di calma. Sì, sì. Ma è la calma prima della tempesta. No, devo dire che, sai, dopo gli ultimi anni le abitudini sono un po' cambiate. Per esempio, vediamo comunque in generale un trend minore lunedì, minore venerdì, più affollamento in settimana. Fa parte, diciamo, dei cambiamenti naturali che stanno avvenendo negli spazi, come capita, e noi, diciamo, siamo uno dei rappresentativi e vediamo un po' cosa sta succedendo anche in giro, insomma. Stamani un po' di novità, ce le presenti, sì, come sì, spazi. Adesso. Facciamo un giro, dai. Dai, partiamo. Facciamo un giro. Alla fine, se ci pensi, siamo in questo settore dal 2011 e la nostra missione non è mai cambiata. Alla fine noi abbiamo sempre avuto l'idea di creare degli spazi che aiutassero le persone che lavorano nell'ambito del digitale a connettersi a livello globale, a trovare uno spazio dove lavorare e a condividere le loro idee. Cambiano le abitudini, ma non è cambiata, insomma, la nostra idea di base. Quando si arriva a Talent Garden ci si aspetta sempre la novità nella novità. Cerchiamo, siamo fortunati, come ti dicevo, ci proviamo. E il nostro lavoro forse è proprio, come dicevi tu, interpretare il momento, no? Creare la piattaforma per chi fa esplorazione, chi cerca cose nuove, chi vuole innovare, per crescere, imparare cose nuove e connettersi col resto del mondo. E noi facciamo dei progetti, insomma, creiamo delle iniziative. Come ad esempio abbiamo l'anno scorso insieme a Cisco abbiamo sviluppato un apiario. Con l'idea di intanto di produrre il nostro miele urbano, miele di terrazza a Milano, proprio si chiama così. E la seconda cosa, stiamo usando la tecnologia per far vedere come attraverso l'utilizzo della tecnologia si può avere 60.000 api a 5 metri dalle persone che mangiano tutti i giorni qua all'interno. Ed è incredibile, per esempio, l'effetto che abbiamo avuto sulle piante e sulla qualità anche della terrazza grazie al ripopolamento con questo tipo di, diciamo, di animali e di popolazione. Questa è la terrazza che tipicamente usiamo per mangiare, ma oramai è diventato un posto abituale per lavorare. Infatti stiamo sempre più investendo in spazi aperti, terrazza, giardino e aree che vadano al di là dello spazio, ma sempre con l'idea di utilizzarli per far connettere, incontrare persone, che poi certo. È il nostro vero lavoro, insomma. Sai, nell'idea di fornire una piattaforma anche gli spazi si sono adattati negli ultimi anni. Per esempio, queste sono, si chiamano NUC, vengono prodotte da un nostro abitante, da un nostro member in Irlanda, e sono un prodotto dedicato al focus, alla concentrazione, alle chiamate senza disturbare il resto degli utenti. Qua troviamo
startup, aziende un po' più grandi e liberi professionisti tipicamente, che lavorano insieme nell'ottica di produrre prodotti e servizi nuovi, sempre guidati dalla, come dicevo, dal filo rosso della componente digitale. Queste aziende che hanno già un loro core business, hanno già una loro attività strutturata, vengono qui per due motivi. Trovano uno spazio dove temporaneamente o meno stare, lavorare e quant'altro. E l'altro è appunto riuscire a prendere da quello che li circonda. Abbiamo avuto qua all'interno di Talent Garden un po' le migliori aziende italiane, no? Sono nate spesso qua, grazie al nostro supporto dove era possibile. E quindi vengono qua tutti coloro che vogliono andare un po' più veloce della media e per farlo devi creare le condizioni per cui nascano questi intrecci naturali. Ci proviamo da tanti anni, ci proviamo con lo spazio, ci proviamo tantissimo per esempio con la formazione, che adesso è il nostro cuore. Ogni anno tonnellate di frutta e verdura vengono scartate e abbandonate nei campi perché considerate tozze, deformi, mini o semplicemente in eccesso. Insomma, inaccettabili per gli standard del mercato. Babacco Market nasce per ridurre lo spreco di frutta e verdura brutta ma buona. Perché non è giusto fare body shaming ad una melanzana tutta italiana ma con il profilo greco. La Babacco Box arriva direttamente a casa tua. Il tempo di un unboxing e hai tutti gli ingredienti in cucina. Babacco Market, cibo fuori dall'ordinario. Siamo davanti a una Bonsai Box, nata questa azienda durante la pandemia. Esatto, a maggio del 2020. Siamo un e-commerce che consegna frutta e verdura antispreco. Antispreco perché recuperiamo tutti quei prodotti, principalmente frutta e verdura in questo momento, che fanno fatica a trovare uno sbocco commerciale sui tradizionali canali di distribuzione. Possono essere prodotti che noi chiamiamo brutti ma buoni, quindi con difetti di forma, di buccia, calibri che non rispettano gli standard della distribuzione organizzata principalmente o situazioni di sovrapproduzione. Noi recuperiamo questi prodotti, sempre italiani, componiamo delle box miste come quella che vedi qua e le consegniamo direttamente a casa dei nostri consumatori. Che cosa apprezzano di più i vostri clienti? Quello che sicuramente apprezzano più di tutto, il motivo per cui ci scelgono, è la mission antispreco, quindi sapere di acquistare prodotti di qualità italiani e che facendo questa scelta danno anche un contributo e un aiuto magari alle realtà agricole italiane. In questo momento siamo ovviamente molto focalizzati sul progetto digitale. Quello che abbiamo in mente per il futuro è estendere questo lavoro di recupero e di economia circolare anche ad altre categorie di prodotti alimentari, ma magari non solo. Grassa, siamese, troppo piccola. Questa è la frutta e la verdura che non supera gli standard di bellezza indetti dal mercato. Babacco Market nasce per ridurre lo spreco di frutta e verdura brutta ma buona. Chi crea la Babacco Box conosce la combinazione perfetta tra stagionalità e sapori dimenticati. La box arriva direttamente a casa tua e quando la ricevi è come se fosse Natale. Non sai mai cosa ti aspetta. Effetto Babacco. Il tempo di un unboxing e hai tutti gli ingredienti in cucina. Babacco Market, cibo fuori dall'ordinario. Io non vedo vostri uffici. Diciamo che il concetto di ufficio, così come lo si considerava anni fa, è un po' venuto a mancare. Nel senso, la nostra idea è quella di contaminarsi il più possibile. E noi in primis dobbiamo essere quelli che si contaminano, che si mischiano con quelli che sono la realtà del posto. E quindi tu vedrai parte del team in Talent Garden seduto a parlare o seduto a lavorare di fianco a persone che magari hanno esperienze completamente diverse e che lavorano in altre società. Quindi l'idea è sempre quella di sedersi in mezzo agli altri. Vi ci trovate bene con questa, cioè le abitudini di chi vuole il suo ufficetto, il suo cassetto? Le abitudini sono cambiate per necessità. Adesso se si voleva lavorare in un mondo innovativo e essere sempre pronti a prendere quelle che sono le novità del mercato, bisogna stare sempre con le antenne tirate, sempre pronti ad ascoltare, a capire quello che è il mercato, quello che il mercato chiede e dove il mercato sta andando. E quindi noi puntiamo tanto sulla contaminazione, puntiamo tanto sul fare stare le persone assieme. Tu vedrai negli uffici, anzi negli spazi di lavoro alternati a spazi di relax. Sono in alcuni campus abbiamo le amache e gli spazi di lavoro. Abbiamo, non so, belle sedute comode e il caffè dove bere e persone che lavorano a fianco. Perché l'idea è, nel momento in cui tu sei a tuo agio e ti puoi rilassare, è più facile interagire. Normalmente se tu vai a,
al bar a prendere caffè, difficilmente inizi a parlare con una persona. Qui invece hai questo stimolo perché comunque è quell'incontro il valore della nostra community. E quindi riuscendo ad avere questo costante scambio, talent garden, startup, parte della community, diventa molto semplice per noi riuscire a capire dove va il mercato. Ovvio che prevede tanto lavoro per adattarsi. Quanti siamo qui? Allora, qui ci sono all'incirca 500 postazioni di lavoro. E 500 postazioni di lavoro? Anche se postazioni, tra virgolette, perché troverai delle scrivanie, troverai dei divani, troverai delle sale meeting, troverai il bordo piscina sulla terrazza, quindi è molto, cioè anche il concetto di postazione è molto relativo, ecco. Beh, intanto noi impariamo tantissimo, cioè ti do un dato, il team di Talent Garden è fatto da 28 nazionalità diverse al lavoro, quindi non basta nemmeno le 8 country in cui siamo, ma abbiamo 28 nazionalità differenti al lavoro, quindi impariamo tutti i giorni abitudini e culture diverse. Per quanto riguarda invece i nostri member e i nostri spazi, succede questo. Siccome lo spazio si abita di startup e di un certo tipo di popolazione, prende in un certo senso la storia del territorio e dei contenuti che lo vivono. Quindi oggi, ad esempio, in Danimarca si parla più di user experience, di green, di sostenibilità, a Milano si parla più di media, a Roma si parla più di pubblica amministrazione, a Torino di automotive, quindi ogni spazio in un certo senso costruisce la sua anima, che non è nostra. Noi ci mettiamo la scatola e ci mettiamo quello che chiamo il palinsesto, no? Ci mettiamo il contenuto formativo, però poi sono loro che costruiscono le condizioni per cui questo accada. Smartive, che cosa vuol dire Smartive? Smartive è un neologismo che abbiamo sentito il bisogno di creare nel momento in cui abbiamo messo in forma quella che era la nostra idea di partenza. Smartive sta per Smart Native, perché? Perché nel 2016, quando siamo nati, sembrava che le aziende fossero alla rincorsa dei digital native come unica soluzione per abbracciare la trasformazione, per abbracciare il digitale. E nel 2016 abbiamo provato a dire alle aziende, alle organizzazioni che vogliamo supportare nei processi di trasformazione, che i digital native sono fondamentali, abbiamo bisogno di freschezza, di energia, di nuovi punti di vista, ma è altrettanto fondamentale far colloquiare, far lavorare insieme più generazioni. Le generazioni che hanno più esperienza, che conoscono il mercato, che hanno vissuto l'evoluzione delle organizzazioni, e le generazioni che invece hanno quell'immediatezza nell'utilizzo e nella comprensione dei principi del digitale. La nostra metodologia, la Open Transformation, si basa su 4 diversi principi. E uno di questi principi è la contaminazione, quindi per noi è fondamentale far lavorare insieme le generazioni in un'ottica progettuale concreta. È altrettanto importante creare contaminazione tra la parte interna dell'organizzazione e l'ecosistema a contorno. Come mai avete scelto come sede di lavoro Talent Garden? La parola chiave è sempre quella, contaminazione. Vogliamo trasformare le organizzazioni a partire dalla trasformazione delle persone, lo possiamo fare se viviamo noi stessi per primi quello che è l'ecosistema, quindi dove tutto nasce in termini di cambiamento e di innovazione. Qual è un suggerimento che ti sembra di cogliere quando tu fai il tuo lavoro quotidianamente? Portare la propria freschezza e metterla al servizio, aprirsi anche però a uno scambio, nel senso che la freschezza non ci dà la garanzia di riuscire, no? Concludiamo anche con un incoraggiamento anche a sbagliare, no? Decisamente sì, è l'arte dell'errore, nel senso che non si tratta di sbagliare solo perché facciamo le cose a caso, quindi, o per superficialità, ma è quello di guadagnare un campo di prova e all'interno di questo campo di prova permettersi di fare le cose e quindi anche permettersi l'errore. Si dice che lo spazio nel digitale non serve, si parte invece proprio di lì, lo spazio fisico è importante. I nostri spazi sono tornati a essere pieni velocemente, quindi c'è un bisogno delle persone fisico,
c'è un bisogno di persone di spazio fisico legato a contenuto, secondo noi. Cioè, lo spazio da solo non basta, uno spazio bello per attrarre le persone. Servono sicuramente uno spazio bello, che sia attrattivo, che abbia certe caratteristiche, ma la vera differenza la fa il contenuto. Cioè, qua io credo che tutti noi cerchiamo conversazioni che siano difficili da avere altrove. Cerchiamo la conversazione casuale al bar, quello che io chiamo il learning informale, no? Quello che succede perché chiacchieriamo io e te di qualche cosa. Cerchiamo il learning formale, che sono i corsi, i master, quindi il tempo da dedicare allo studio, ma soprattutto cerchiamo dei professionisti con cui parlare, che ci aiutino a colmare quel gap di conoscenze che tutti i giorni ci serve per poter migliorare. Dov'è che voi ora trovate una criticità in questo modello di lavoro? Essendo un business model che funziona tanto e attrae tante realtà all'interno del nostro network, noi abbiamo un problema di spazi. Nel senso, avessimo uno spazio di, invece di 5.000 metri come questa struttura, ne avessimo 20.000, sarebbe pieno, certo, tendenzialmente. Quindi adesso stiamo cercando di fare uno switch verso che cosa? Verso la community, essere parte della community senza avere una scrivania, senza avere uno spazio di lavoro. Perché il valore è essere parte della community. Ovviamente te sei nato qui a Talent Garden, qual è un po' la storia? Diciamo che sono un po' cresciuto qua, mi hanno cresciuto perché sono partito qua conoscendoli grazie all'alternanza scuola-lavoro. Ero ancora un ragazzino, come ti dicevo, ero minorenne, però io sono sempre stato appassionato di innovazione e tecnologia, per cui qua ho visto un po' la Silicon Valley un pochino nel piccolo, però che ci può essere a Milano, per un ragazzo era tanta roba. E proprio da qua io ho detto, io voglio creare la mia startup. Poi con una serie di idee, parlando anche con dei miei amici che facevano gli artisti, ho creato Open Stage. Open Stage è una startup che crea palchi tecnologici dotati di mixer, casse e sensoristica intelligente. Come funziona? L'artista scarica un'applicazione, attraverso questa applicazione può vedere i vari palchi disponibili, seleziona uno slot, una volta selezionato lo slot si avvicina al palco che si è prenotato, lo sblocca tramite Bluetooth, collega gli strumenti e inizia a suonare. Praticamente noi abbiamo inventato lo stage sharing, come esiste il car sharing o il bike sharing, abbiamo creato la condivisione dei palchi, una cosa innovativa e siamo unici al mondo e quindi un po' ce ne vantiamo, però è giusto così. Adesso sta andando bene, tra l'altro ne abbiamo due palchi nelle metropolitane di Milano, alla fermata Loreto e Garibaldi, e facciamo 8 concerti al giorno e più di 250 esibizioni al mese. Incredibile, 8 concerti al giorno. Sì, quindi di sicuro per la fine dell'anno saremo l'azienda che fa più concerti all'anno. Se vuoi ti faccio vedere cosa avviene nelle metropolitane. Ogni tanto sento troppo e scivolo nel profondo del mio letto girotondo. Ogni giorno muoio un poco, vino rosso sul vinile, un giradischi per guarire. Praticamente questo è la tua postazione di lavoro a Talent Garden. Sì, cioè, il tuo ufficio è questo. Sì, sì. Così in piedi. Poi magari quel tavolo accanto se questo è occupato, però sì, è qua. È finito il mito dell'ufficio, ormai. No, ma poi almeno sei vicino lavora anche alla caffetteria, per cui se uno ti blocca e dice dai prendiamo un caffè, però è da lì che nascono spesso delle nuove idee o delle collaborazioni, o un cliente semplicemente lo incontri qua, e che è un ambiente formale ma allo stesso tempo abbastanza anche informale. Sai che conti in testa, conti 1, 2, 3 e 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3 e 4. Alessandro, la domanda centrale, cosa è Talent Garden? La base è sempre la stessa, noi vogliamo essere una piattaforma per aiutare i professionisti e le imprese a sviluppare i loro progetti nel digitale. Molto semplice, cioè vieni da noi perché hai qualche cosa di difficile da fare e noi cerchiamo di fartelo fare più in fretta, meglio, in maniera più adatta a quello che è il business attuale. E quali sono gli strumenti che date a chi vi fa questo tipo di domanda? Qua è più facile. Noi abbiamo due ingredienti chiave. Uno sono gli skill, quindi formiamo le persone grazie alla nostra scuola attraverso il coinvolgimento dei professionisti del digitale che abitano i nostri spazi e l'ecosistema.
e l'altro invece è il network. Quindi sempre attraverso gli stessi professionisti cerchiamo di creare dei momenti, diciamo, di formazione informale, di incontro, per avvicinare idee diverse, approcci diversi e culture differenti. Cioè avere altre persone che fanno cose completamente diverse dalle tue, è quello il valore, no? È la diversità. E abbattere la concorrenza, i pensieri, voglio dire, sulla competizione, creare un ambiente collaborativo. Però, sai, se ci pensi, è un'idea vecchia di qualche centinaio di anni, no? Le gallerie, cioè se tu avvicini persone che hanno lo stesso interesse e gli stessi valori, tendenzialmente le cose migliorano. Noi l'abbiamo in un certo senso ripresa in chiave moderna. Lo spazio è una delle funzionalità, per quello è meglio parlare di piattaforma, ci sono gli spazi fisici, le piattaforme digitali, ma sono tutti gli strumenti che oggi servono ad abilitare due grandi caratteristiche di chi vuole fare le cose. O le sai fare e ti crei le competenze che sappiamo che cambiano molto velocemente, oppure sai chi le sa fare. Certo. E quindi in un certo senso quelli che chiamiamo il know-how, saper fare le cose, e il know-where, cioè sapere dove succedono le cose. L'abbinamento di questi due ingredienti abbiamo visto che è l'elemento fondamentale per fare in modo che un'azienda che magari è bloccata su un progetto di innovazione, o un freelancer che vuole proporre i suoi servizi, o una startup che vuole cercare dei finanziamenti, viene qua da noi, trova delle condizioni migliori, trova un ambiente, un ecosistema, dei valori simili, parla con gli altri, dialoga, e con buona probabilità le cose magari succedono prima di quanto succederebbero altrove. Siamo un po' strani, guarda. Forse in futuro diventeremo il campus para-universitario più grande d'Europa, perché se tu ci pensi, noi siamo un posto dove si studia, ci si incontra, si fanno delle attività, distribuito oramai in 8 country a livello europeo, nessuno oggi ha un'estensione di questo tipo. Quindi non siamo grandissimi se ci paragoniamo ai grandi player del co-working che hanno centinaia magari di posti, non siamo grandissimi se ci paragoniamo alle università che hanno magari migliaia di posti ma in un posto solo. Forse siamo un po' più adatti al mondo che sta arrivando, distribuito in giro per l'Europa, con dei piccoli spazi, piccoli insomma come questo, e soprattutto in grado di avere un buon contenuto. Quindi chissà cosa ci aspetta. Step up the train, I'm walking down your street again. Ce l'hai un suggerimento a chi ci guarda, specialmente a un pubblico giovanile, post universitario? Sicuramente è la curiosità. La curiosità e la voglia di esplorare, la voglia anche di mettersi in gioco, di sbagliare anche. Comunque fa parte della vita, anche della vita lavorativa, riuscire anche fare errori, certo. Cioè fa parte dell'apprendimento, e qui il mondo delle startup è basato su quello, certo. Si prova, si fanno errori, si risettano gli obiettivi, si risettano le risorse. Io onestamente, anche da papà di due figlie, credo che i giovani d'oggi siano molto fortunati, perché hanno comunque accesso a un mondo più facilmente connesso di quanto era il nostro. Quindi gli direi solamente due cose: va bene che in Italia ci sono dei bellissimi posti e possiamo nascere dove ci pare, quello non lo decidiamo, ci sono dei bellissimi paesi, ma cercate di muovervi, spostatevi, esponetevi a culture diverse. E l'altra cosa che noi diciamo sempre è: ok, studiare, però il processo prevede di studiare, mettere in pratica e rielaborare. Quindi noi crediamo che la componente pratica di quello che è lo studio sia un elemento fondamentale. Quindi 5 anni di studio per poi non aver fatto niente sono troppo pochi. Oggi bisognerebbe cominciare a lavorare su dei cicli di mesi dove si impara qualche cosa, si mette in pratica, si rielabora, si spiega e si migliora, un po' come funziona il mondo del lavoro e un po' meno come funziona il mondo della scuola, che spesso li tiene troppo vincolati a dei modelli tradizionali che non fanno altro che poi posticipare l'arrivo sul mondo del lavoro, che è quello che oggi gli darà la libertà di poter crescere, vivere, fare famiglie, prosperare, avere impatto in futuro. Sentiamo spesso dire che i nostri giovani faranno lavori che oggi non esistono. Beh, allora come facciamo a fornirgli quegli strumenti necessari per formare la loro cassetta degli attrezzi? Beh, oggi a Talent Garden abbiamo visto un luogo veramente speciale, un luogo che parla a giovani che hanno voglia di formarsi per diventare leader di domani. Un luogo dove si accompagna la crescita
di persone, ma anche di organizzazioni, creando opportunità non solo di formazione, ma anche di networking, come lo chiamano loro, cioè di legami, di intrecci, di relazioni. Un po' un ragionamento per coloro che vogliono andare un po' più veloci. Non sempre la velocità è sinonimo di successo, ma in questo caso bisogna essere pronti a interpretare il momento. Come si fa quindi a connettersi con nuove idee, a sviluppare nuovi progetti, a interpretare il cambiamento che ci aspetta, che gli aspetta anche ai nostri ragazzi? Quindi a Talent Garden hanno pensato che anche il luogo potesse essere importante e quindi troviamo ragazzi che lavorano di fronte a un caffè, alla caffetteria, al ristorante, sui divani, sui salotti. A me sembra un modo intelligente di interpretare un po' un nuovo modo di confronto, un confronto che deve essere diverso, che deve essere un valore, che deve essere un'opportunità. Spesso proprio in questi luoghi nascono delle società nuove, delle start-up che si sviluppano proprio per essersi incontrati in questi luoghi. Io non so se a Talent Garden hanno trovato le soluzioni, ma ho trovato un luogo dove si pongono molte domande. E quando ci si pone tante domande e tanti dubbi, siamo sulla buona strada. And I miss you like the deserts miss the rain. And I miss you like the deserts miss the rain.